Sì, non è finale perché dopo questo ultimo convegno già programmato ci stanno chiedendo altri comuni, altre possibilità di interventi per spiegare questi bandi che stanno così avendo un grande successo e un grande interesse soprattutto da parte del mondo giovanile relativo naturalmente al bando delle attività extraagricole che prevedono la possibilità di aprire nuove attività di servizi con un finanziamento a fondo perduto di 12.000 euro. Allora, questa sera abbiamo fatto il terzo incontro pubblico di presentazione dei primi due bandi del GAL Altamarca. L'incontro aveva un taglio operativo e serviva proprio per far capire cosa finanzieranno questi due bandi e le modalità pratiche per fare la domanda con AVEPA. L'incontro ha avuto una notevole presenza e anche apprezzamento del pubblico, infatti è durato anche oltre due ore. Ecco, diciamo che la novità è questo premio insediamento per le nuove partite IVA in attività di servizi commerciali e artigianali diverse dal turismo. La logica è contrastare lo spopolamento dei nostri borghi, far sì che rimangano i servizi in modo che questo favorisce opportunità di occupazione e favorisce la permanenza dei residenti. L'altro bando riguarda invece il tema cibo e andrà a finanziare le aziende agricole che faranno degli investimenti diretti alla trasformazione dei prodotti dell'azienda agricola, perché la trasformazione del prodotto e poi la successiva vendita diretta è un elemento molto importante per creare valore aggiunto e redditività all'azienda. Ecco, questi sono i primi bandi, seguirà a settembre-ottobre la presentazione degli altri tre bandi importanti che sono previsti nell'anno 2024, per cui invito a seguire il nostro sito e le varie attività che andremo a pubblicizzare. Bene, una serata importantissima per il nostro territorio che ha visto una grandissima affluenza di persone interessate a questa tematica per poter ottenere dei contributi importanti per il mantenimento e la crescita del nostro territorio. Ringraziamo veramente il GAL e AVEPA per questo grosso sforzo e ci auguriamo che nel prossimo futuro incontri come questi possano essere creati e sviluppati ancora in maniera più importante.